Nusca, come sanno tutti, è stata ritirata la delega da parte del sindaco di Rocca di Mezzo e quindi di conseguenza ha perso ogni diritto a partecipare al tavolo. E si fa il suo nome come possibile sostituto? No, sono tutte illazioni per il momento, si sta discutendo su come risolvere questo problema per ripartire, perché l'importante è ripartire che nazione del tavolo. Immediatamente, perché i problemi che sono sul tavolo sono Quali sono i problemi tanti. seri? Ma ci sta il problema dei Coco, ci sta il problema della ricostruzione pubblica, ci sta il problema della ricostruzione privata, ci stanno i problemi legati alla ricostruzione. Quindi, più che l'interesse nella figura del coordinatore, è interessante cercare di aiutare i sindaci a risolvere i problemi Quindi adesso c'è una giornalieri. vacanza sostanzialmente. Ma noi stiamo continuando, come hai visto, stiamo continuando a lavorare. Io ho ritirato la delega al mio ex vice sindaco Emilio Nusca, consigliere comunale di Rocca di Mezzo, ma per questioni legate a rapporti di una fiducia che si è interrotta in Ha termini di. determinato la fine di questa fiducia? Ma inizialmente, ultimamente per esempio il voto contrario nel bilancio di previsione all'interno dell'amministrazione comunale di Rocca di Mezzo. Certo è, chi vota contro lo strumento programmatico di un'amministrazione comunale di per sé, secondo me, si mette in una posizione di critica e quindi al di fuori di quello che è il cammino, del percorso e la visione della maggioranza. Annuschi era coordinatore perché era delegato da me a rappresentare il Comune di Rocca di Mezzo all'interno del tavolo di coordinamento. Adesso va trovato un altro coordinatore. Va trovato sicuramente un altro coordinatore, certo, oggi siamo qui per questo, il 9 ci sarà l'assemblea dei sindaci dove avverrà praticamente, spero in maniera condivisa, perché è così che bisogna, secondo me, muoversi, in maniera condivisa verrà scelto il nuovo coordinatore. E voglio dire, se questa struttura esiste, è data anche dalla visione lungimirante che ha avuto Nusca all'indomani del terremoto. Quindi lo dico con molta franchezza, perché poi i problemi che possono esserci di una mancata fiducia all'interno dell'amministrazione comunale Rocca di Mezzo non pregiudicano il fatto che comunque lui abbia svolto appieno e al meglio la funzione di coordinatore. Certo è che il mondo poi cammina, voglio dire, il mondo non è statico e quindi voglio dire, io dico sempre che ognuno è utile, ma nessuno è insostituibile e indispensabile. Questo vale per tutto, insomma.